Ciao Roma, da Francesco a Saragosa, alle mie spalle il Pilar, per parlare di Sud, e ringrazio anche il mio collega Priam del liceo francese dove insegniamo di storia e filosofia. Sud, dunque, rivista storica fondata da Pasquale Prunas nel 1945 insieme a un manipolo di giovanissimi intellettuali, scrittori straordinari, di cui potremmo citare Francesco Rosi, Raffaella Capria, Anna Maria Ortese che collabora con la rivista, qualche allievo, ex allievo Nunziatella, ex insegnante della Nunziatella, come Raffaello Franchini, filosofo, e Scognamiglio, insomma un numero impressionante di giovani scrittori, registi, che avrebbero poi negli anni successivi dato dei contributi incredibili alla storia culturale italiana. Rivista fondata alla Nunziatella, a Monte di Dio a Napoli, dal figlio del comandante, perché Oliviero Prunas era appunto il comandante della Nunziatella. Che succede? Che nel 2003 ero a Parigi, da poco era uscita una ristampa per Palomar, le edizioni Palomar, a cura di Giuseppe Di Costanzo e Renata Prunas, sorella di Pasquale, e a casa di Nora Puntillo svelai questo mio sogno, ovvero dissi: Nora, perché non la riprendiamo la rivista? E grazie appunto alla grandissima preparazione storica, sensibilità culturale e intellettuale di Giuseppe Catenacci, allora presidente degli ex allievi Nunziatella, e evidentemente Nora Puntillo, Renata Prunas, ma soprattutto alla rete, al réseau dei gruppi riviste a cui partecipavo all'epoca, che erano l'Atelier du Roman a Parigi, fondata da Kundera e Lakis Providis, a Milano Baldus di Biagio Cepollaro e Mariano Baino e Lello Voce, Acusma dell'immenso Giuliano Mesa, in collaborazione chiaramente con Marco Giovenale, il gruppo di Camera Verde di Andrea Semerano, e Napoli, tutto il mio gruppo, diciamo, della Pantera, dell'Università della Facoltà di Lettere e Filosofia. Quindi mettiamo su questa compagine incredibile e con un progetto grafico curato da Marco De Luca, che potesse essere, e lo è stato secondo me, all'altezza del progetto originario di Pasquale Prunas. Le copertine di tutti, praticamente dal numero 12 credo in poi, sono di Andrea Pedrazzini, è una rivista di grande formato, e come la prima rivista con una vocazione fortemente europea, quindi di traduzione, di poesia, raccogliendo le migliori voci inedite, edite, famose, per cui non so, da Pat Handke a Milan Kundera, a Eri De Luca, ad autori anche che hanno esordito come Roberto Saviano, proprio nei primi numeri. Insomma, bref, abbiamo cercato di raccontare in questi 20 anni un po' attraverso dei temi, dei soggetti molto vari, da un numero monografico su Apollinaire all'Entracte, che era appunto un omaggio a quest'ozio forzato in piena pandemia, e abbiamo cercato di raccontare questa avventura, no? Del mondo, e di cui Sud ne è una piccola avventura. Dal numero 15 usciamo con un solo numero all'anno, oltre a quelli citati vorrei citare Gabriele Alvarosa e Mario Bernardi come nel gruppo ex allievi Nunziatella estero che finanzia il numero. Va detto che fondamentalmente, diciamo, di tutte queste esperienze di riviste, tra cui anche Paso Doble, la rivista che avevo fondato a Parigi, questi collaboratori li troviamo in tutti i numeri, e dicevo, dal 15 in poi facciamo un numero all'anno. Il prossimo numero sarà dedicato a gli alberi, Arborescence, Bois, Racine e Radici ed Ali, che è lo spirito un po' della nostra indipendenza intellettuale. Raimondo Di Maio fu il primo editore, il primo numero, numero 0, lanciato in 120.000 copie in collaborazione col Mattino. Credo di aver detto l'essenziale, ho dimenticato mille altre cose, ma potete trovare online, cliccando semplicemente Rivista Sud Nunziatella, tutti i numeri in PDF scaricabili. Ciao a tutti, è stato un piacere. Ciao Roma, ciao Marco.